Pescara Carrarese, rivoluzione tattica operata da Bucaro, difesa a tre con Pellacani, Brosco e Di Pasquale, a centrocampo il tandem Aloy, Squizzato, Tugnov un po' in posizione più avanzata, una sorta di trequartista alle spalle di Cuppone e di Merola. La Carrarese senza panico, 10 gol, 3-4-2-1, subito in rete la formazione ospite, il cross di Capello e il colpo di testa di Della Latta completamente dimenticato dalla difesa biancazzurra. Pessimo avvio da parte dell'11 di Bucaro, rivediamo lato corto dell'area di rigore, il cross preciso però guardate, tra Pellacani e Floriani, stacca di testa indisturbato Della Latta, il secondo gol in questa stagione per il classe 93, cerca di reagire il Pescara, lo fa in maniera confusa nel primo tempo, Milani dentro per Merola che è stato murato provvidenzialmente da un difensore ospite e poi la grande chance ancora a disposizione di Della Latta, quasi un rigore in movimento, la palla termina alta sopra la traversa della porta difesa da Plizzari, la Carrarese creerà altre occasioni, qui ci prova ancora Finotto, è attento Plizzari, quasi a tu per tu con l'estremo difensore biancazzurro, schema sugli sviluppi di un calcio franco, ancora Finotto sulla sponda di Cicconi, manca clamorosamente il bersaglio a due passi dal portiere Plizzari, 47esimo minuto, sempre in attacco la squadra ospite con questo cross, la respinta di Plizzari e poi si coordina Capezzi, gran riflesso di Plizzari che evita lo 0-2, entrano i tifosi del Pescara nel secondo tempo, qui siamo appunto nella ripresa, ci sono dei cambi, entrano anche a Cornero e Cangiano, esce Cuppone quando non gli viene dato spazio, a Cuppone insomma fa molta fatica, va al tiro ancora però Della Latta, quindi pericoloso l'11 toscano, il colpo di testa di Cangiano entrato in corso d'opera e qui il primo squillo del Pescara su cross di Milani, ci crede la formazione biancazzurra, altro colpo di testa questa volta di Merola a centimetri dal palo, Calabro inserirà anche il quinto difensore di Gennaro, non sarà una grande idea però attenzione qui a Cicconi, Manuel Cicconi, uno dei terzini sinistri più forti della categoria, figlio di Massimo Cicconi, ex giocatore del Pescara, e qui il Pescara che riesce a conquistarsi il calcio di rigore, lo fa appunto Cangiano, il bravo Cangiano in ritardo di Gennaro che era entrato al posto di Zanon con Coppolaro largo a destra, difesa a 5, insomma abbassa il suo baricentro, la Carrarese non è una grande idea, e cioè il pareggio di Merola, 13esimo gol in questa stagione per Davide Merola, un fattore della squadra di Giovanni Bucaro, tra l'altro 9 gol nelle ultime 9 partite per l'ex Foggia, ma attenzione ancora Cicconi riesce con questo spunto a effettuare il cross, grande torsione di Finotto, quarto gol in questa stagione per l'ex Monza, l'ex Triestina, però sempre troppo distanti le marcature, in questo caso di Mesic che aveva rilevato Di Pasquale all'inizio del secondo tempo, non è finita, 95esimo c'è questo cross, bravo Brosco ad intervenire, la palla resta lì, Pierno entrato anche lì in corso d'opera a sinistro, imprendibile per il portiere Bleve, 95esimo 2-2 il pareggio a nostro avviso meritato soprattutto per quello che si è visto nella ripresa, la beffa viene evitata, primo gol con la maglia della Pescara per il 23enne difensore ex Virtus Francavilla, all'Adriatico Giovanni Cornacchia, Pescara 2 Carrarese 2.